Vediamo. Pronto? Buongiorno, sono Luigi da Treviso. Buongiorno. Ecco, l'ho sentito qualche volta e sono intervenuto, non qualche volta, abbastanza, ecco. Dimmi. Sono intervenuto ultimamente a proposito di Rodrigo quando parlava di Sì, mi il ricordo. corpo Mi luminoso ricordo, mi ricordo. di Rodrigo. A proposito di oggi, no? Vede, lei legge dei libri, mi immedesimo su. Comunque parlo per me stesso prima, ecco, prima di immedesimarmi in altri, ecco. Lei potrà consentire o meno, diciamo così, naturalmente, io prima dico, cioè, non che abbia, ho dei dubbi sinceramente, le dico, il neopaganesimo moderno, una visione che trova chi, quali esponenti che sostengono questo, perché, come dire, lei non si crede naturalmente il verbo. Ecco, per cui avrà una posizione culturale o culturale, religiosa, filosofica che si diversifica, questo sicuramente, no? Non perché se non ha lei ancoraggi filosofici o culturali di un certo prestigio, no, io la giudichi come persona che difende una persona, una posizione attardata o fuori luogo. Però dico, io penso non si offenda se le dico, non so, dico. Queste posizioni di vario genere di fronte alla Bibbia e non il paganesimo, filosofiche, scientifiche anche, diciamo, che hanno a che fare, comunque, scientifiche no, io penso, comunque non, che hanno a che fare con la visione che entra o che si misura con cose che attengono alla scientificità, tipo per esempio la materia, secondo il principio della termodinamica, per cui la materia, il mondo, secondo il principio della termodinamica, il contenuto di elio nella materia dice che l'universo va verso la conclusione perché la materia, perché c'è la materia, Va ecco, bene, dai, dai il finisce. concetto per piacere. Prego? Scusa, prova a raggiungere il concetto che devi dire, dai. Ecco, dico, chi è che trova come sostenitore o meno? Non dico se non c'è Jung, un filosofo, Hegel o l'altro, se uno non si ancora su qualcuno o meno Sì. non debba essere, non debba difendersi. Ma dico, lei su chi si ancora? Io, su me stesso. Ah bene, ecco, vabbè. Io pensavo questo, lei lo sostiene, ma allora dico, non dico che le sue siano poche forze, ma se dico che io posso dubitare, perché come dire, in Italia un Lei emerito, deve almeno un dubitare, emerito, lei deve dubitare. ecco bene, ma allora vede, limitandoci non per scatonare o per andare su un angolino sicuro, diciamo così, come sono i Vangeli. Lei, ho sentito in macchina prima, ecco, per cui domando scusa se non sono scrupoloso, non aver preso appunti né essere sicuro di quello che riporto, ma dico, Gesù Cristo, buttate giù l'albero, a parte il macellaio di Sodoma e Gomorra, poi il pazzo di Di Gesù Cristo, Nazareth, se no, sì. ecco, il pazzo di Nazareth, se no, Sì. ecco. Oltre a quello che è scritto sul Vangelo, cioè buttate giù l'albero, lei avrebbe detto portatemi a me, io li ammazzo chi non crede. Ecco, domando Sì. scusa se non ricostruisco, Se perché Luca, lei si prende i Vangeli, si prende Luca, l'episodio delle mine, ultima frase. e in cui si dice? Portate i nemici, quelli che non hanno voluto che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli davanti a me. Sgozzateli, scannateli o ammazzateli, a seconda della Bibbia che lei prende, è lo stesso. Guardi. Questo non è nel Vangelo, cioè Gesù Cristo, lei dice, Luca, portate. episodio delle mine, è preciso. Qua non ho le Bibbie oggi perché sono No, mezzo perché vacante, vede. comunque è preciso l'ultima frase. L'ho già letta almeno 7 volte in radio, Allora, sono diretta, io un manchevole, tranquilla. cioè, in sostanza, per non perdere tempo e sostenere una posizione che non ha magari il lubico system. Diciamo, lei dice, Gesù Cristo ha portato quelli che non credono in me, portate a me, io li uccido Sì, o simili. esatto, lui ha detto, sì. Ma poi lei ascrive alla posizione cattolica una posizione nazista, ha detto oggi, o Sì, è il sbaglio? nazismo, il cattolicesimo è il nazismo, la stessa cosa. E non è Dio padrone, Dio non distrugge Sodoma e Gomorra perché a Sodoma e Gomorra non fanno quello che No, vogliono ma loro. io mi limito a Gesù Cristo, diciamo, alla Chiesa Sì. Cattolica. Lei dice, la Chiesa Cattolica o i cattolici sono come i Vede, nazisti, io sono do... No, nazisti. no, no, è il nazismo e il cattolicesimo la stessa cosa, non esiste differenza. Tutti gli assassini dei campi di sterminio sono andati a scuola di catechismo, tutti. Tutti. Ma E si loro, identificarono col Dio padrone.
Io li ho appena letto di 150.000 ragazzini portati come schiavi, come bestiame. Sì, ma dico, cioè, sono stati mannati. Se vuoi le faccio l'elenco di tutte le atrocità che io ho, e io ne ho pochissime, sì, di quelle che ho io come rassegna stampe. Ma come... E questo è identificazione della persona col Dio padrone. E il Dio padrone, il padre padrone, e il papa padrone. Guardi, è il concetto cattolico è questo, in fondo. No, non esiste altro. Per essere, come dire, paradigmatici... Senti, e cosa delle due... La gente è stata massacrata per almeno 2000 anni. Tu questo non me lo puoi cambiare. È stata massacrata dal pazzo di Nazareth e dal macellaio di Sodoma e Gomorra, dal Dio ma dei cristiani. Ma non perché il pazzo di Nazareth che lei definisce... Pronto? Sì, dai. Ecco, che lei definisce così, ha detto ordinate di far questo. Senti, in nome della mia dottrina. No, lui, col suo esempio, ha detto se uno non fa quello che voglio io lo ammazzo. Lui lo ha fatto, col suo esempio personale. Per cui è inutile che vieni a giustificarmi le aberrazioni, le stragi, i massacri. Non si giustificano gli assassini. Guardi, chiaro questo? La mia domanda è per avere dei chiarimenti, guardi, Sì. No, vabbè, io so, questa è la 90ª trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo. Allora io, come dire, sarei un pervicace che non vuoi sentire quello che non ha... Non è questo, ma è inutile che vada a giustificare un assassino. Cioè, Gesù di Nazareth è un assassino e ha indicato come assassinare le persone. Ma scusi, vuoi che te lo... i bambini... I 150.000 orfani, sì, mandati, poi il signore, sì, che ha telefonato ha detto, poi si citare. Vabbè, quelli lei dice, sono stati mandati e hanno partito, sono stati perseguitati però in nome della dottrina cattolica, sì, quella che si ritiene dottrina fatto cattolica. Ma cazzo, li mettevano in ginocchio. Ma da quello che lei ha letto, non emergeva questo. Come no? Ma male. Cioè, c'è stato un prete cattolico, una struttura cattolica, li è mandati in Australia. Sì, esatto. Ma dove è che è uscito questo qui? Lei non l'ha detto. Cioè... Allora, sì, sì, attenzione, Sì. Le organizzazioni sono, nella migliore delle ipotesi, li attendevano un regime di durissimo lavoro, agli ordini di istituzioni totali cattoliche, sudore e obbedienza in cambio. Le organizzazioni citate, è ancora più sfortunato chi era il cadeva in mano del Christian Brother, monaci cristiani. Oppure ancora è citato anche le Sister of Mercy, le sorelle della misericordia. Ho capito. Se vuoi, sono 150.000, è durato dal 1850 al, sì, 1967. Ecco, vorrei la fonte di questo, non perché allora, tutti, la per fonte documentarmi. È questo, la fonte è questo, è dalla Repubblica del 31 luglio 1998. Ecco, l'ultima ma pagina non... perché ho i ritagli in rassegna stampa. Ecco, però bene, adesso chiudiamo, bene, però, per piacere. Questo. Adesso dico, chiudiamo, se però. A scrivere in campo cristiano io concedo, salvo verifica che farò, però non cattolico. No, questo è il cattolicesimo. Anzi, è il cattolicesimo l'essenza stessa della struttura umana. Comunque, chiudiamo qui per piacere la trasmissione. Perché... Grazie. Ok, grazie a lei. Allora, chiariamoci una robetta. Un conto è che mi dite che i fatti non sono veri, e questo mi può star bene, ma che mi giustificate un assassino davanti al quale vengono messi in ginocchio bambini, vengono stuprati i bambini, vengono battezzati e vengono condizionati per distruggere il loro futuro, questo non mi sta bene. Cioè, perché questa è partecipazione morale in strage, questo è collaborare a distruggere chi non si può difendere, significa collaborare a mettere in ginocchio chi non si può difendere, significa collaborare alla costruzione dei campi di sterminio, significa collaborare a stuprare bambini, perché quel lurido maiale di Wojtyla, quando si è trovato a Vienna, non ha detto al stupratore di bambini tu vai fuori dalla Chiesa Cattolica, ma lo ha giustificato. E che qualcuno che sia cattolico queste cose li prudono, bene, il cattolicesimo è questo, non è l'inganno della propaganda, il cattolicesimo è distruzione del divenire umano, e la distruzione del divenire umano si pratica su bambini indifesi, le atrocità si sono praticate dai missionari sulle popolazioni africane, sono distrutte tutte le strutture sociali, sono praticate sulle popolazioni dell'Australia, si sono distrutte tutte le strutture sociali, e quando si è costruita la miseria arriva quel lurido maiale della madre Teresa di Calcutta a nascondere chi muore di fame, e che è vergognoso. Il comportamento degli esseri umani è quello di cambiare le condizioni in cui si vive, trovare le cause e rimuovere le cause, e la causa prima è nell'attività della Chiesa Cattolica nel distruggere gli esseri umani, è nel mettere in ginocchio i bambini davanti al pazzo di Nazareth, è nel mettere in ginocchio i bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Che differenza c'è fra chi usa i forni crematori e stato che dice fai quello che voglio io ti ammazzo?
Non esiste differenze. Questa è la dottrina, questo è l'insegnamento, e nascondere questo insegnamento è un atto di assoluta vigliaccheria. Poi un'altra cosa, io tutto quello che dico lo tiro fuori da me stesso. Io sono il portatore della mia filosofia insieme a ogni pagano, insieme a tutti quelli che hanno deciso di camminare insieme a me. Per cui io sono responsabile di quello che dico e la mia cultura è più che sufficiente, perché se serve una cultura alla Kant per parlare dell'essere assolutamente necessario, quando invece serve una cultura da uomini per sapere che non esiste nessun essere assolutamente necessario all'inizio della creazione, beh, io preferisco sempre la cultura da uomini, perché è la cultura da uomini che ci permette di costruire la vita. Se non si sa riconoscere le stuprature che sono messe in atto dai cattolici in questo stesso momento, quanta gente viene stuprata, e qui ne ho migliaia, dico ne ho a migliaia, beh, allora si è ciechi davanti alla vita. Pronto? Ciao, sono Mario Sandri. Allora, volevo dirti una cosa, rispondimi. Che differenza passa tra la religione di Geova e quella cristiana? No, no, rispondimi, perché ho pochi gettoni. Secondo me nessuna. Allora, quello che mi domando è, perché si sbeffeggia molto, molto bene di Geova, perché magari non hanno uno che è di Geova, perché non ha le stesse idee, lo si sbeffeggia, no? E uno che è cattolico non lo si sbeffeggia. Io penso allora è una vigliaccheria, perché... Ma è perché si stanno contendendo i fedeli. Sì, ma voglio dire, se io ho un nemico che, non so, non ha le mie idee politiche, non so, è comunista piuttosto che fascista, e io sono dall'altra parte, io lo sbeffeggio dicendogli, ma è di Geova. Però se è cristiano non mi permetto di farlo, perché i cristiani sono molto di più, secondo me. Sì. E quelli di Geova, siccome sono meno, per me sono due burlate tutte e due, però siccome sono in meno, vengono meno sbeffeggiati, perché gli si crea dei nemici. Non hanno ancora bruciato viva la gente. Comunque diciamo che è un'ipocrisia anche questa. Sì, lo è, lo è. Lo ciao. È. Ciao, grazie. Ciao. Lo è indubbiamente. Andiamo avanti, domenicani liberal. Allora, i domenicani stanno tentando di rivedere la loro posizione sulle persecuzioni che loro hanno fatto. Pronto? Sì. Ma perché ti arrabbi tanto? Io mi arrabbio sempre davanti a... Quando devo difendere... Perché ti arrabbi, sai? Quando difendo la vita io mi arrabbio sempre, per me è fondamentale. Non perché ti accorci la vita? No, guarda, assolutamente. Sì. Vedrai, vedrai che ti accorci la vita. Va bene, intanto, va bene, dai. Perché da come parli che ti arrabbi, non vedo, insomma, il caso che ti arrabbi così, ecco. Cioè, la vita... Quando uno si arrabbia vuol dire che è in colpa. No. Quando uno si arrabbia come me vuol dire che sta sentendo moltissimo, sì, le cose. Ma ti sei ascoltato? Sì, riascoltati il naso. Sì, ma infatti mi riascolterai. È una dopo. Cosa impressionante, sembra un pazzo. No, ma guarda che io sono un apprendista stregone, per cui chiaramente sono pazzo, altrimenti non sarei neanche un apprendista stregone. Non lo metto in giusto, per arrabbiarsi in questa maniera non la vita, caso, la vita non merita, non bisogna fare mediazioni. La vita, quando si ha la vita... Perché sei in pericolo di infarto. Davvero? Sento, vabbè, ma io in qualche modo dovrei pure morire, che, no? Che grida così, che urla, che si arrabbia, è una cosa veramente incredibile. Davanti all'orrore occorrono posizioni precise. Ma te lo dici l'orrore? I pagani cosa hanno fatto? Perché non parli dei pagani? Come no? Non faccio altro che parlare dei pagani. Ma Hitler era pagano? No, era cristiano. Era pagano, caro mio. Se tu ti leggi Meyerhofer, adesso non mi ricordo più come si chiama il libro. Dai, ma i libri si lasciano scrivere da figli da il libro scritto da... Ma perché non parli dei pagani? Non dici quello che hanno combinato, i sacrifici che facevano i pagani nei bambini? Perché non lo dici? Ha fatto vedere un documentario in televisione, una cosa impressionante. Il libro scritto da Hitler dice che la sua filosofia si ispira a Gesù di Nazareth. Non mi interessa il libro scritto da Hitler a me, mi interessa quello che hanno scritto quelli che erano contro Hitler. Se lo dice lui stesso, quelli che erano contro Hitler non erano i cattolici erano d'accordissimo con Hitler, tu non troverai mai nei campi sterminati. Ma metti sempre in mezzo i cattolici, ma cosa hanno sti cattolici? Hanno distrutto il divenire umano. Ma se tu parla della tua, del tuo partito. Va bene, d'accordo.
guarda, il paganesimo quello che ha combinato. No, il paganesimo non ha combinato niente, perché il paganesimo non ha mai ordinato il Dio. Ma cominciato le trasmissioni. Il Dio solamente sul cattolicesimo. Il Dio pagano non ha mai ordinato di fare questa o di quella cosa. Ascolta, so che sei di Marsiglia. Dillo perché hai odio verso i preti. Va bene, dai. Ci sentiamo. Dillo. Ciao. E il problema è sempre quello: il paganesimo non ha mai ordinato, il Dio pagano non ha mai ordinato di fare questo. Che poi gli uomini faccia comodo controllare altri esseri umani facendo riferimento al Dio, questo è un altro discorso. E comunque vi ricordo sempre che il paganesimo che noi stiamo costruendo è un paganesimo che va a costruire il futuro, non va a vedere un buon tempo antico o un gran tempo antico. Dall'antichità noi prendiamo la costruzione, noi prendiamo il sentire, noi non copiamo le società antiche, a noi ci interessa costruire il futuro, e per costruire il futuro occorre rimuovere gli ostacoli che lo impediscono. Pronto? Ciao Ivan. Ciao. Io mi permetto di ma non so neanche come chiamarlo, di darti un suggerimento, anche se a te non frega niente di questo. Però mi sento di darlo e te lo do, veramente mi parte dal cuore. Tutte queste cose che arrivano, falle scivolare, cioè falle scivolare, perché è vero che tu prima ti sei espresso in modo veemente, ma mi sembra anche logico, no? Tu sai che io non sono d'accordo con te, però su questo lotterò fin per sempre affinché tu possa esprimere le tue idee, no? Questa è una vecchia frase fatta che però vale. Però è anche vero che chi telefona ha altrettanta veemenza, quindi voglio dire, sono due forze contrapposte. Invece io penso che proprio il fatto di far scivolare queste cose nella tua convinzione sia forse la cosa migliore. Basta, stop, mi sono permesso solo di dire questo. Per quel che riguarda il Gesù di Nazareth, in effetti andando a scoprire il quinto Vangelo, sai, tutte quelle cose lì, scopriamo cosa? Che storicamente Gesù non poteva essere di Nazareth, perché Nazareth non esisteva. Quando è nato Gesù, Nazareth non esisteva. Infatti l'inghippo è nato da chi? Da Paolo, no? Da Paolo, che non ha mai conosciuto Gesù, al contrario degli altri evangelisti. Neanche gli altri l'hanno conosciuto. Ecco, sì. Poi qui ne possiamo parlare, no? E lui ha fatto tutta la storia del suo Vangelo a seconda della conoscenza che gli arrivava, eccetera, storpiando quella che è stata veramente la storia di questo signore. E una delle fasi più curiose è proprio quello che è stato chiamato, è stato storpiato il nome greco, no? Per cui viene fuori Nazareno da Nazireno, per una sillaba, in quanto Nazareth non esisteva. Ecco, quindi voglio dire, ai cattolici convinti, che io comunque rispetto, direi un attimino, facciamoci scivolare quello che Simeoni ci dice, riflettiamoci, andiamo a verificare secondo le nostre tipi di possibilità, con estrema calma, con estremo giudizio, per quello che la nostra mente e il nostro ragionamento e il nostro cuore ci permette di fare tranquillamente, senza nessun problema. Ciao. Buon lavoro. Ciao. Pronto? Pronto, ciao. Sì, ciao. Buongiorno. Sono Giulia. Dimmi tutto. Senti un po', c'è anche Casini e Cusia che è cattolico, sai. Vabbè, non ha importanza, va bene questo. No, è una battuta. Sì. Capisci? Ah, guarda, che secondo me sono tutte cose inventate. Sì. Erano tutte cose inventate per tenere buona la gente. Dice, se tu pecchi vai in inferno. E ora, hanno impaurito la gente. E tuttora la gente è impaurita, capisci? Immagino. Questo è il punto. La gente, anche col cattolicesimo, è ancora impaurita. Anche se non ci crede, va in chiesa lo stesso, anche se non ci crede, per far vedere la gente, va in chiesa per far... Ma la gente sotto sotto c'è quella paura, diciamo, non so, che sta zitto e dice sempre di sì, capisci?
Non so se tu... No, ho capito benissimo quello che hai detto. Ho capito. Infatti se oggi come oggi lasciassero un po' le briglie, risorgerebbero i roghi tranquillamente. No, ma guarda che l'altro giorno sono andata in chiesa. Dice, non viene più nessuno in chiesa, mi ha detto. No, dico, adesso sono tutti in ferie, io ho detto, no. Mm. Ma la gente tata, non va più in chiesa proprio, guarda. Più la gente si evolve e meno va in chiesa. Sì, sì, ma c'è una fetta di integralismo che vorrebbe rialzare i roghi, eh. Dici? Sì, sì. No. Beh, ma forse... No, ma io credo adesso, anche con... Adesso, per esempio, vedi questi preti che chiamano tutti extra... quelli là li vorrebbero, li battezzeranno col tempo. Capisci? Adesso li curano, li e poi, siccome vedono che qua in Italia ormai la gente non gliene frega più niente, allora vogliono conquistare, siccome loro hanno potere, soldi, tutto, vogliono conquistare altra gente, capisci? E ci riescono, sai, perché hanno tanto potere, non credere, Beh, ne hanno tanto, sì, indubbiamente. Guarda che non è facile, sai, perché con soldi, con chiese, anche perché non è che sono stupidi, sai, sanno parlare, sanno... E la gente non crede, sai, non è mica facile buttare via così. È solo che la gente si dovrebbe informare bene di certe cose. E allora forse va più approfondito. Però anche tu a volte t'arrabbi, nel senso che certa gente non è che ti capisce, però dovresti dirlo in maniera più dolce, capisci? Non arrabbiarti, perché... tu t'arrabbi perché le falsità non le accetti, è così? No, io non accetto l'insulto alla vita. Questa sì, ho capito, le falsità non le accetti. Altrimenti non sono più un guardiano dell'anticristo, no? Sì, lo so, tu sei un essere che vuoi pane al pane e vino al vino, no? Ecco, non accetti le bugie, le distorsioni, non le accetti, capisci? Però è quello che devi fare tu, è far capire più. Tutto, capisci? Far capire, cioè dirlo in un modo esplicito, ma con, come dire, con esempi, con cose, perché tu arrabbiandoti non è che sei poco costruttivo, non so se rendo l'idea. Sì, beh, in effetti potresti anche aver ragione. No, adesso non voglio insegnarti niente, per carità, no, sai, perché... Alla mia natura non è che si possa insegnare. Lo so. Quando si sente qualcosa, il vulcano sblocca. Non accetti ingiustizie, questo l'ho capito, perché vorresti che la gente, cioè, ragionasse di più, invece non è così, capisci? Ma sai, sta migliorando. Sta ciao, migliorando. Ciao, grazie, ciao. Bene, io qui dovrei lasciare la trasmissione.